Parlare d'ambiente è come non parlare del problema del Santarello, che ci riguarda un po' tutti e in primo luogo riguarda proprio Casoria e Afagola. Come sappiamo la discarica doveva essere temporanea ed è scorsa circa 10 anni fa. I lavori di bonifica in realtà non sono mai iniziati, nonostante siano stati stanziati 1,4 milioni di euro nel 2013. Però non vi racconto io, perché ci saranno sia i cittadini che le associazioni che i tecnici a parlarvi di questo problema. Do subito la parola al segretario del PD Pasquale Amoroso per un breve saluto. Grazie Rosa, grazie sempre ai ragazzi perché come dire, rappresentano la parte migliore del partito, rappresentano diciamo, coloro che meglio di operazioni di poteri, perché la discussione è una diciamo, riescono a dare il senso reale di quello che deve essere la politica, almeno come la intendiamo noi, la politica è fatta in senso come responsabilità di ognuno rispetto diciamo, a tutti, rispetto alla comunità. E qual è l'ambito migliore per rappresentare al meglio questa idea di politica, se non quella della vita? I ragazzi si occupano dell'ambiente del quale vivono, perché rappresenta diciamo, l'habitat, che a questo punto rappresenta diciamo, in pratica un rischio per la salute loro e quindi tutti. E d'altronde è una iniziativa questa sul Santarello che va nella linea della scia, diciamo, si vede al Partito Democratico a Casoria. Io ricordo brevemente le battaglie fatte in Consiglio Comunale per il PUS, dove in una città come la nostra, urbanizzata al 93%, c'è qualcuno che pensa ancora di costruire insediamenti abitativi. Battaglie fatte sul piano casa fissa, con la possibilità, diciamo, in pratica di ampliare, di convertire delle licenze da commerciale a licenze per uso abitativo. La battaglia fatta sulla Tupicom, dove qualcuno in assenza diciamo, di autorizzazioni, di bonifica, con segni evidenti di amianto presente nel sito, pensava di fare ulteriori insediamenti urbanistici. Infine la battaglia del Cantarese, presentata da questa amministrazione come la vittoria, un qualcosa di ambizioso, invece l'emblema della incapacità di gestire le situazioni sul territorio. Appalto dato alla prima società che rinuncia, la seconda, la terza per un problema immediato, perché afferma il falso questa amministrazione, afferma che il sito è bonificato quando non c'è bonifica, per cui vi è necessità di realizzare una serie di lavori, poi illustreranno in maniera più dettagliata i relatori che si sceglieranno dopo, e lavori di bonifica che costano e che non riescono ad essere coperti con i soldi diciamo, preventivati. Quindi è l'emblema proprio del fallimento di questa amministrazione, amministrazione incapace diciamo, di gestire, amministrazione incapace principalmente di pensare al bene più prezioso, cioè al bene dei cittadini ai quali dovrebbe pagare primariamente. Quindi complimenti ai ragazzi, andate in questa linea e speriamo diciamo, di riuscire a produrre sempre più numerose iniziative che